un tema di conoscenza delle procedure bancarie, quindi è necessario cooperare proprio insieme per arrivare al risultato. Chiedere i soldi in banca è un'attività professionale che necessita conoscenza. In questa attività di conoscenza noi dobbiamo fare lo sforzo di farci capire e i cooperatori futuri, i giovani, devono fare lo sforzo di comprendere le logiche delle banche. Nessuna banca non vuole fare credito, tutti vogliono fare credito e, come dicevo prima, noi dobbiamo dare i soldi a chi è in grado di rimborsarli. L'attività professionale di richiesta di un credito non è semplice, ma con lo sforzo comune degli organismi di categoria che possono supportare i cooperatori, con Fondo Sviluppo e le banche che parlano, possiamo raggiungere il risultato, creare un tessuto di nuovi cooperatori, giovani, che possono favorire la cosiddetta restanza, la voglia di rimanere nel nostro territorio con spirito costruttivo, non piagnone, ma fattivo. Direttore, si parla di Festival delle Opportunità, cos'è per lei un'opportunità? È un'opportunità, è la possibilità di fare qualcosa e di realizzare un sogno magari dove si è nati, si è cresciuti senza voler scappare necessariamente. Io pure sono un meridionale di ritorno, ho lavorato tanti anni al nord e sono tornato nel sud perché mi mancava il mare, mi mancava il meridione, mi mancava la nostra terra, però mi sono fatto la gavetta, diciamo, fuori. E riuscire a costruire con i nostri giovani qualcosa qui per restare. Come dicevo, la restanza, sapete che abbiamo un grosso problema di spopolamento, la Basilicata nel 2040 ha dei trend demografici drammatici e abbiamo i giovani che vanno fuori all'università o non tornano, o tornano tardi o rimangono fuori. Dobbiamo cercare di combattere questo trend facendo tutti la nostra parte.